Ad agosto, caro malato, non ti conosco, è lo slogan coniato per lo stato della sanità del Tirreno Cosentino dal coordinatore provinciale dell'MPA Raffaele Papa. Sul territorio a vocazione turistica, proprio in questi giorni si registrano picchi di presenze. A dispetto della logica, però, proprio in questo periodo si starebbe verificando, causa ferie, un calo dei servizi offerti. Non possiamo accettare che nel mese di agosto vengano ridotti o soppressi i servizi ambulatoriali a Praia, non possiamo accettare che non vengano fatte le prenotazioni per le TAC, sospese fino a fine mese, così come non accettiamo che non è stato ripristinato il servizio di dialisi estiva che negli altri anni era stato fatto. Il tutto in barba, secondo il coordinatore provinciale dell'MPA, ai proclami preestivi sulla predisposizione di piani particolari per fronteggiare l'emergenza estiva. Riscontriamo di fatto che non esiste alcuna rete di emergenza-urgenza, rimane comunque smantellata, nonostante siamo in pieno periodo estivo, dove chiaramente l'afflusso di gente è maggiore sul territorio. Già di per sé nei periodi ordinari, normali, abbiamo un'utenza numerosissima di circa 60.000 abitanti che ne è sprovvista. Oggi che in pratica questa popolazione è almeno triplicata, rimane la stessa situazione. Questo, infine, il pensiero di Papa sulle recenti dichiarazioni del commissario della sanità calabrese, il governatore Scopelliti, sulla riapertura degli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce. L'abbiamo accolto questo pentimento, tra virgolette, di Scopelliti in modo favorevole. È chiaro che bisogna passare dalle classiche parole ai fatti, anche perché riaprire l'ospedale di Praia, dopo che è stato smantellato tutto, sia a livello di attrezzature che a livello di personale, non sarà cosa semplice, ci vorrà molto tempo. Ci sta bene l'apertura, ma siccome non ne avverrà in tempi rapidi, quantomeno mettiamo nelle condizioni tutto il territorio da avere un punto di riferimento certo, almeno per salvare la vita.